Ciao, sono Giacomo, oggi siamo qua alla prima tappa del tour delle scuole lunigianesi, siamo qua ad Aulla, oggi 27 marzo 2015, questa è sempre la situazione delle scuole medie e della prima infanzia. A seguito dell'alluvione i ragazzi sono stati stipati qua con delle promesse che avrebbero risolto a breve i problemi, ma ogni anno il governatore Rossi promette che a breve risolverà i problemi, ma ad oggi, 27 marzo 2015, questa è sempre la situazione. Noi contribuenti paghiamo 400.000 euro all'anno di affitto per questi box, ci segnalano incredibili problemi di escursione termica, cioè si muore dal caldo d'estate e si muore dal freddo d'inverno, ci sono problemi sull'insonorizzazione e potete immaginare, insomma, tutti i problemi anche igienici. Questi box, con i limiti di questi box. Un altro enorme problema è che c'è un progetto di una scuola che si vorrebbe realizzare in una fossa qua di fianco, che presenta problemi sulla bonifica ambientale. Tutto fermo. Tra l'altro noi ci chiediamo dove arriveranno i soldi, perché abbiamo analizzato i dati del Ministero, per tutta la regione toscana si stanziano circa 13 milioni di euro, e analizzando i dati per provincia emerge che la maggior parte di questi soldi vanno nell'area fiorentina e poco arriva nei territori montani, nelle zone periferiche. Allora ci chiediamo, ma i politici del territorio che interessi fanno?